Anche se la Costituzione italiana all'articolo 3 stabilisce il principio della parità di genere e quello delle pari opportunità tra donne e uomini è stato rafforzato con una modifica all'articolo 51 nel 2003, le donne italiane non riescono ad avere un ruolo di primo piano nelle istituzioni. Se il 18 aprile del 48, con le prime elezioni politiche dell'Italia repubblicana, le donne che entrarono in Parlamento erano il 5% del totale, ci vogliono 30 anni per averne 50 e soltanto nel 2003 si arriva a più di 150 elette. Parte dalla storia delle donne nella Repubblica Italiana la giornalista Sandra Zampa in apertura della tavola rotonda Donne in Politica per Sempre Vice, che si è tenuta nella sede dell'Agenzia Dire a Roma nell'ambito degli approfondimenti di Dire Donne. Ad ispirare il titolo del dialogo con la senatrice e neuropsichiatra Paola Binetti e Francesca Puglisi, già senatrice e promotrice del movimento delle donne Dem to Wanda, un articolo pubblicato sulla Stampa da Flavia Perina, dedicato proprio alla questione delle vice in politica. Ricordo anche che nessuna donna ha mai guidato una commissione parlamentare che si occupi di economia o di finanza, che nessuna donna è mai stata presidente del Consiglio, che la carica di presidente della Camera è stata ricoperta da una donna in 5 legislature su 17. Su oltre 1500 incarichi di ministro assegnati in 70 anni di storia repubblicana, le donne ne hanno tenuti 78, di cui 38 senza portafoglio. Il maggior numero di donne al governo si è registrato a partire dal 2006, appunto, dal governo Prodi. Io adesso finirei qua con i numeri, voglio però andare a un punto. Intanto questo punto è che il resto d'Europa non sta andando in questa direzione, perché invece le donne sono protagoniste, leader. Non c'è solo Angela Merkel, ce ne sono molte altre. Si va dall'SPD, che è guidata da una donna, i Verdi tedeschi sono guidati da una donna, il Sinn Féin irlandese guidato da una donna, i laburisti scozzesi hanno una leader, la sinistra danese ha una leader donna e anche in Ungheria, la grande, diciamo così, area di protesta che si oppone a Viktor Orban è guidata da una donna. Nulla impedisce ad una donna di rivelare anche in politica la sua leadership, sostiene la senatrice Binetti, ragionando sul potere che si declina al maschile. Alle donne chiedono molto, come dice giustamente tu e come era nell'articolo di Flavia, chiedono di essere una vice attendibile, mettendo mano a quei valori del femminile che io declino con la massima dignità e il massimo rispetto possibile. Addirittura in molti studi, in molte ricerche che io stesso ho portato avanti, li definisco come lo specifico del femminile, l'etica della cura. E nella donna, che in qualche modo è la collaboratrice, l'uomo delega moltissimo, delega perfino la cura di sé, delega la cura dei segreti o comunque delle questioni più delicate e più complesse, ma non il potere. Delega tutto ciò che in qualche modo si predispone al potere, ma non il potere. Per questo trova nella donna un collaboratore meno competitivo e meno conflittuale di quanto non trovi nel collega uomo, per cui in genere la donna ha doti straordinarie di vice, straordinarie, perché mette in gioco una relazione di cura nei confronti, diciamo, del collega capo, che integra aspetti che possono essere a volte, se vogliamo, anche di tipo di maternage, qualche volta invece questo dà luogo anche a relazioni sentimentali, no? Cioè, perché alla fine uno stabilisce una relazione che è qualcosa di più che non la relazione strettamente professionale. Però l'uomo non le delega questo potere e lei vivrebbe come un tradimento, in questo caso lo scavalcamento. Per poter compiere questo gesto, come dicevi tu, per poter compiere questo gesto in più, la donna dovrebbe avere la certezza che il potere che sta cercando di declinare, che declina non come autorità o come con il rischio dell'autoritarismo, ma come autorevolezza, quindi con tutte le caratteristiche dell'inclusione, della sensibilità, della coesione, sono valori diversi che io considero valori strutturali, avrebbe bisogno di sentire alle sue spalle l'appoggio di tutte le altre donne.
Quel fare squadra alla base di Towanda, il movimento di donne Dem, nato per denunciare la scarsa rappresentanza femminile fra i nuovi parlamentari del Partito Democratico nell'ultima legislatura. È successo nella notte della formazione delle liste che una legge che avevamo scritto noi e soprattutto grazie all'impulso di tante parlamentari che ci hanno lavorato, c'erano fondamentali principi di riequilibrio della rappresentanza, il Partito Democratico ha utilizzato le pluricandidature che dovevano essere uno strumento di tutela dei piccoli partiti, sono diventati invece uno strumento in mano al segretario nazionale per promuovere più uomini in Parlamento, utilizzando le donne come flipper, perché scatta in un collegio e scattano gli uomini negli altri dove la donna era candidata. È bastato candidare 8 pluricandidate in 5 liste proporzionali per non eleggere 30 donne che sarebbero potute entrare al posto di altrettanti uomini. Questo per un partito, pensiamo alla nostra Bologna, per la prima volta dal 48 Bologna non ha una parlamentare bolognese né alla Camera né al Senato. E questo per una città, per esempio, dove c'è una forza enorme nelle donne, nell'associazionismo, nell'impresa, nel mondo del lavoro. Abbiamo un tasso di occupazione femminile che ha già raggiunto gli obiettivi europei. Beh, è stato davvero un enorme smacco. Quindi Towanda è nata come reazione a questo, dicendo agli uomini del partito: noi non ci fideremo mai più di voi, d'ora in poi sapremo fare squadra, ciò che non siamo riusciti a fare prima. Vi staremo con il fiato sul collo. Appuntamento fondamentale, secondo le relatrici, saranno le elezioni europee. Mentre lavoro, autonomia, educazione di genere, una modifica nella legge elettorale e una rivoluzione nel linguaggio sono le sfide per rendere il vero servizio che le donne possono fare a questo paese, diventare protagoniste.